devo andare a scuola, è bello la scuola. È bello la scuola. Fate sport o no? Sì, 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 sì. Sport, sì. Nella scuola. Voi no, forse i più grandi. No, con la scuola. Avvicinare i ragazzi alle istituzioni locali e al mondo dell'informazione. E questo l'obiettivo del progetto Istituzioni e Media incontrano i ragazzi, promosso dalla Prefettura di Napoli in collaborazione con la Provincia di Napoli, la Direzione Scolastica Regionale e l'Ordine dei Giornalisti della Campania, è giunta alla sua 8ª edizione. È giusto, credo, con evidenza l'importanza del progetto, consapevole del momento di enorme disagio che vivono i giovani. Il programma, che partirà il prossimo 19 novembre e si concluderà nel mese di maggio, anche quest'anno coinvolgerà circa 40 scuole del territorio napoletano, tra medie e superiori, che avranno modo di visitare gli uffici di Prefettura e Provincia di Napoli, verificando le funzioni e competenze. Assessore Moschetti, è stata presentata questa mattina la nuova edizione del progetto Istituzioni e Media, incontriamo i ragazzi. Già negli anni passati il progetto ha destato un interesse notevole, difatti in 2 anni sono transitate presso la provincia circa 40 istituti. Quest'anno riproporremo lo stesso modello, ci saranno delle visite guidate nelle parti importanti dell'ente provincia, parliamo della sala giunta, dell'ufficio stampa, della sala consiliare, anche con una simulazione di una seduta consiliare. Personalmente cercherò, compatibilmente con i miei impegni istituzionali, di ricevere personalmente tutti questi giovani per sottolineare e mettere in evidenza la presenza della provincia nel mondo giovanile e della scuola in particolar modo. Si tratta di un percorso ormai consolidato che coinvolge 4 mondi, i giovani, la comunicazione, la scuola e le istituzioni, universi che a vario titolo devono farsi carico della crescita e formazione dei giovani e che devono agire il più possibile in sinergia nel segno della legalità. Durante l'anno i ragazzi avranno anche la possibilità di visitare le redazioni giornalistiche di testate locali e l'ufficio stampa della provincia di Napoli. Molti saranno gli incontri con rappresentanti del mondo della comunicazione che si svolgeranno proprio nelle scuole. Presidente Lucarelli, una nuova edizione di questo progetto che avvicina gli alunni, le scuole, alle istituzioni, all'ordine dei giornalisti, alla legalità. Sì. Quali le finalità di quest'anno? Sì, la finalità principale, importante, attualissima è quella di diffondere la cultura della legalità nelle scuole. Per questo appunto è importante che ci sia l'ordine dei giornalisti assieme alla prefettura, assieme alla provincia, assieme all'istituto scolastico provinciale, con incontri appunto che sappiamo si svolgono sia nelle sedi delle istituzioni ma anche nelle redazioni e nelle scuole. Qui un grazie alla prefettura, a tutte le istituzioni, un grazie ai tanti colleghi che stanno collaborando in modo gratuito da diversi anni, progetto che con il prefetto De Martino, la provincia e l'istituto abbiamo portato avanti questi 2 anni in modo splendido e che adesso proseguiremo naturalmente con le nuove strutture. Il messaggio da lanciare alle nuove generazioni, ha affermato il direttore dell'ufficio scolastico regionale Diego Boucher, è che devono essere sempre presenti nella vita di tutti i giorni e conoscere il mondo che li circonda. Questo progetto sulle istituzioni, con questo protocollo d'intesa, è un protocollo d'intesa che va avanti, le scuole apprezzano molto la possibilità sia di visitare i saloni della prefettura, della protezione civile, dell'amministrazione provinciale, le testate giornalistiche o le sedi di televisioni, perché hanno la possibilità di vedere dal vivo strumentazioni e attività che non, per i quali non avrebbero alcun modo di poter vedere. Erano presenti gli studenti della scuola media Giacinto Gigante, che hanno offerto una targa al prefetto di Napoli con il testo di una lettera scritta per l'occasione, e i ragazzi del Galileo Ferraris, che hanno rivolto un ringraziamento al prefetto Andrea De Martino per l'impegno profuso nel suo mandato, che lascerà a fine ottobre per andare in pensione.